Buonasera, bentrovati. Benvenuti, ben ritrovati, Tommaso. Di viola vestita, Pina Giordano. Che felicità, che bello. Studio nuovo. Perché? E partiamo con l'inquadratura grande, con l'inquadratura... Mamma mia, che meraviglia, con i nostri Americo Gianni che presenteremo a breve, ma prima... Veramente, grazie di cuore a Sofia Puppo che da mesi si è prodigata per portarci... Per realizzare l'arena. L'arena che tanto abbiamo chiesto. Ora, ovviamente, per motivi legati all'emergenza sanitaria saranno meno i ragazzi, ma successivamente vi regaleremo sempre più voci, sempre più studenti, sempre più giovani all'interno dello studio di Futuro Lavoro. Ma cominciamo in grande stile perché abbiamo il neodottore, e lo dico con orgoglio nel cuore, Americo Cherubini. Buonasera, buonasera. E una new entry. E Gianni Truini. È uno studente di ingegneria elettronica. Sì, benvenuto, Gianni. Grazie. Noi siamo ingegneria elettronica. Alzo le mani, perché veramente... Futuri ingegneri. Due capoccioni. Ma dalla scienza... Passiamo all'agricoltura, a un tema molto importante in un settore che molti direbbero un settore un po' così. In realtà è tanto da scoprire, c'è tanto da capire, da conoscere. Allora è l'azienda Flori, oggi abbiamo Michele e Maria. Benvenuti! Buonasera! Eccoli qua, belli come il sole. Allora io partirei come prima domanda, una domanda classica che serve anche per introdurre i nostri telespettatori all'interno del vostro universo. Quando nasce la vostra azienda e quando poi avete capito che sarebbe diventata la vostra strada? Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Io sono Maria, mi occupo della comunicazione della nostra azienda e qui accanto c'è mio fratello Michele. Buonasera. Allora, la nostra azienda nasce circa 70 anni fa in Agro di San Severo, nella nostra fiorente Puglia. Anzitutto dobbiamo sottolineare come la Puglia, grazie alla sua conformazione territoriale prevalentemente pianeggiante, grazie al suo clima temperato caldo, è la regione più olivicola italiana. E proprio grazie a questo, circa, appunto, come accennato prima, circa 70 anni fa, nostro nonno Michele ha acquistato il primo oliveto. Da qui quindi nasce la nostra azienda e da qui nasce la nostra voglia e la voglia delle generazioni successive di mantenere vivo insomma questo lavoro. Ecco, cos'è cambiato? Ovviamente... Cos'è cambiato, Maria o Michele, insomma, da 70 anni fa? Ovviamente abbiamo avuto la necessità di adeguarci al cambiamento dei tempi, quindi conferendo ad essa una veste del tutto nuova. Pensiamo ad esempio non solo alle nuove tecniche adoperate nella lavorazione e nella produzione, ma al tempo stesso anche ai canali attraverso i quali noi cerchiamo di promuovere e far conoscere il nostro prodotto legato alle nostre radici, alle nostre tradizioni, perché appunto è da questo che si parte. Bisogna avere saldi i principi e i vecchi valori, perché sono stati questi che nel corso del tempo hanno fatto crescere la nostra azienda. Sono proprio curioso di sapere quali sono questi ideali, questi valori, perché è giusto sottolinearlo che siete nati e vi siete poi fondati su questi ideali, però spieghiamoli ai nostri telespettatori su cosa si basa l'azienda Florio. Certo, la voglia di fare, la voglia di crescere e di migliorare sempre è l'obiettivo principale che ci poniamo, al fine di creare, di offrire ai nostri consumatori, ai nostri fidati clienti, un prodotto di ottima qualità nel rispetto dell'ambiente, della natura e delle tradizioni che appunto si sono tramandate di padre in figlio. Inoltre cerchiamo di... offrire ai nostri consumatori non solo qualità e soddisfazione, ma al tempo stesso abbiamo l'obiettivo di renderli consapevoli di ciò che loro consumano e di ciò che loro presentano sulle loro tavole. Ecco, io apro un attimo parentesi, Maria, perché mi viene un po' da sorridere. Quando ci siamo sentite telefonicamente era timidissima. Non sembra. Adesso Michele non riesce proprio a dire nulla. Cioè, quindi... ti senti a tuo agio, siamo davvero contenti. Sì. E questa è un'ottima cosa. Siamo riusciti a metterla a suo agio, fortunatamente. Meno male, siamo contenti anche di questo. Ora sta a te metterla. Sì, a parte l'ansia iniziale.
Vabbè, quella ci sta, fa parte del gioco, diciamo. Vai, Amerigo. Tu hai ansia? No, puoi andare? No, vabbè, no. Figuriamoci. Zero. Maria, voglio farti una domanda. Qual è la vostra mission statement della vostra azienda? E anche qual è la vostra vision? Allora, anzitutto noi vogliamo, appunto come stavo dicendo poc'anzi, rendere il consumatore consapevole di quello che sta acquistando, perché molto spesso c'è una forte, una netta differenza tra la qualità intrinseca del prodotto stesso e la qualità lanciata dal mercato. Molto spesso il consumatore si lascia influenzare e confondere da bassi prezzi e dall'aspetto estetico del prodotto, senza però riuscire ad apprezzare quelli che sono i pregi e la qualità del prodotto. Quindi noi come azienda cerchiamo proprio anche attraverso i canali social e attraverso quindi le manifestazioni che cerchiamo di dare del prodotto, cerchiamo appunto di far apprezzare questi pregi e di renderlo partecipe del lavoro che c'è dietro, perché ricordiamoci che adesso la campagna, ormai la raccolta degli ulivi è imminente, però dobbiamo ricordarci che prima di raccogliere il frutto vero e proprio c'è dietro un periodo di grande lavoro e di grande impegno e sacrificio. Ecco, ma partiamo dalla raccolta delle olive. Michele, chiedo a te, quali sono le principali tecniche per questa prima fase? Allora, la raccolta delle olive è innanzitutto la fase che tutti aspettiamo dopo il lungo lavoro dell'anno trascorso. Ci sono diverse tecniche per la raccolta. Quella che utilizziamo noi è la tecnica della bacchiatura o bacchiatura, dove utilizziamo delle aste telescopiche. Ecco, ti stiamo vedendo. Bravo Samuel, piazzatissimo. Alla quale alla testa di queste aste c'è un pettine, come vedete nelle foto, e c'è un pettine vibrante e oscillante che permette alle olive di cadere su questi teli forati e poi essere raccolti e messi in delle cassette, delle grandi cassette forate, per poi essere trasportate in frantoio. Bene, adesso io invece darei parola al nostro Gianni con la sua domanda. Vai Gianni. Buonasera. Innanzitutto un complimento con voi per il lavoro che fate, perché avendo anche io un piccolo uliveto mi rendo conto dei sacrifici che ogni giorno comporta. Vorrei farvi una domanda. Dal campi, quando si raccoglie, fino alla grande distribuzione dove noi troviamo tutte le svariate tipologie di oli, quali sono i percorsi che si fanno per ottenere i vari gusti? Grazie. Allora, diciamo che la varietà di ogni cultivar cambia in base alla zona, al clima e dove è situato il vario tipo di uliveto. E in Italia ce ne sono diverse. In particolare il nostro cultivar, la Peranzana, è un cultivar di colore verdastro che diciamo ha caratteristiche medio fruttate, ricche di sostanze organolettiche e nutrienti al nostro organismo. Ecco qui la nostra Peranzana che comunque pian piano sta crescendo nel nostro territorio e è sempre più riconosciuta e conosciuta. Eccola qua, la vediamo grazie alle immagini mostrate dalla regia dell'ottimo Samuel Maiolatesi. E la domanda si collega, quella che vorrei fare io adesso, al processo che voi avete definito di bacchiatura. Studiando ho notato che ci sono altre fasi, scuotitura e pettinatura. Sono diverse? Sono ramificazioni della stessa cosa? Spiegamolo ai nostri telespettatori. Sì, sono fasi diverse. Okay. La pettinatura è una fase che veniva usata, diciamo, fino a poco tempo fa, è usata sempre meno, che praticamente usa tipo un pettine, è un rastrello che va viene strofinato sui rami di ulivo
E da lì appunto vengono le olive cadono su questi teli e vengono raccolte. Mentre per la scuoticura, una tecnica molto moderna, viene utilizzata con una grossa pinza che viene applicata su questi tronchi con una forte oscillazione alimentata da un trattore o da un'altra, insomma, dalla macchina agricola. Questo oscillamento, questa forte vibrazione. Permette la caduta di queste olive su questi teli e di conseguenza raccoglierli. Bene. Quindi una tecnica molto moderna e che però può essere utilizzata solo su alcuni cultivar, non può essere utilizzata su tutti i tipi di alberi perché ci sono conformazioni diverse e purtroppo il nostro cultivar è una piantagione molto delicata e non ha la possibilità di usufruire questa tecnica della scuoticura. E ci Ecco. avvaliamo comunque della tecnica della abbacchiatura Ok. che comunque ha bisogno di una buona potatura e un buon lavoro in modo tale da non dover perdere tempo, altrimenti ti vai in e diventa complicato poi utilizzare queste stecche lunghe per la raccolta. Ecco, rimanendo un po' sul tecnico, cerchiamo di spiegare ai nostri telespettatori cosa avviene nel frantoio, quali sono gli strumenti che si trovano al suo interno. Sì, allora, cosa che dobbiamo dire, una cosa molto importante prima di arrivare in frantoio è subito dopo la raccolta, queste cassette devono essere portate e molite entro 24 ore, in modo tale da non rovinare, diciamo, il contenuto delle olive e le sostanze organolettiche. E c'è la prima fase dove vengono svuotate queste cassette in un grosso imbuto dove c'è un defogliatore che separa i rami e le foglie rimaste dalle olive. Da lì, tramite un nastro trasportatore, arriviamo al lavaggio e le olive vengono lavate da eventuali residui insomma, da roba sporca. Da lì passa in un altro macchinario dove vengono tritate le nostre olive e da lì vengono rotte, tra virgolette, le cellule delle olive e lì cacciano dei succhi. Questi succhi vengono chiamati diciamo pasta dell'olio. Bene. Questa sostanza è formata sostanzialmente da materiale solido e liquido che sono acqua, olio e altre sostanze, diciamo, dell'olio. In questo Da senso volevo qui chiedervi a parte, entrambi dimmi. quanto è importante e perché conviene, ricercare prodotti biologici sotto un definito processo e una gestione, quindi d'artigianato. È importante soprattutto conoscere, se si ha la possibilità, conoscere il produttore o perlomeno la storia dell'azienda, in modo tale da poterti garantire la genuinità del In prodotto. questo senso, cosa Infatti, puntate a trasmettere ai vostri clienti, anche attraverso allora, i canali social, come prima aveva detto la signorina? quello che puntiamo a trasmettere è innanzitutto è la cultura vera e propria dell'olio italiano, perché l'Italia è ricca di sostanze e prodotti genuini, quindi proprio la cultura del mangiar bene è sano. E noi appunto con l'olio Florio cerchiamo di trasmettere la nostra passione. Il nostro prodotto su tutte le tavole degli italiani e anche all'estero. Infatti stiamo cercando di portarlo perlomeno sul territorio europeo. Sì. Per Vai Gianni, vai. favore, avrei una domanda. Per un'azienda come la vostra, come si fa ad ottenere la certificazione per un olio extravergine di oliva e quali sono le caratteristiche imprescindibili per ottenerlo? Grazie.
Allora, questa domanda. innanzitutto sottoponiamo periodicamente il nostro olio a analisi chimiche e anche al cosiddetto panel test. Il panel test è un'analisi fatta da un gruppo di 8-12 assaggiatori professionisti che danno dei giudizi sulla base delle caratteristiche sensoriali dell'olio in modo oggettivo e indipendentemente l'uno dall'altro. Infatti viene fatto appunto, viene effettuato in cabine chiuse nelle quali i giudici appunto assaggiano i diversi tipi di olio attraverso dei piccoli campioncini per farli poi rientrare nelle diverse categorie extravergine, vergine e lampante. Il nostro è un olio extravergine e per essere definito tale non deve avere diciamo difetti e deve avere un retrogusto fruttato. Nel nostro caso specifico si tratta di un olio extravergine d'oliva di peranzana. Allora, la peranzana quindi è una coltivazione monovarietale che si presenta di colore verde giallastro, dà un sapore equilibrato appunto con un retrogusto gustato accompagnato da note piccanti e amare. Però bisogna anche tenere presente che a differenza di altre varietà pugliesi presenta un'altra caratteristica, vale a dire la presenza di carotene e clorofilla che allungano, diciamo, il tempo di irrigidimento rispetto, diciamo, ad altre varietà. Ecco. E un'altra curiosità, dato che il cuore dell'uliveto è la pianta di olivo stesso, come fate, se riuscite, a proteggere l'integrità della pianta dai venti atmosferici avversi, come ad esempio grandinate, o purtroppo la diffusione della xylella che danneggia moltissimi uliveti? Grazie. Ma complimenti, Diciamo davvero che siamo preparatissimo. estasiati, estasiati. Allora, diciamo che fortunatamente la xylella nell'alto tavoliere non è arrivato, si è arrivato, questa è una cosa che riguarda più il leccese. Per quanto riguarda le grandinate, le intemperie, purtroppo sono poche le cose, quindi oltre alla concorrenza della grande distribuzione e tutte le cose che dobbiamo combattere, c'è anche il fattore climatico, che purtroppo possiamo, diciamo, l'unico metodo per difenderci è qualche assicurazione. Per il resto dobbiamo sperare che il lavoro fatto durante l'anno non venga distrutto da una grandinata o da venti forti, insomma da fenomeni atmosferici. Certo. Dobbiamo sperare che nulla di questo accada. No, mi metto a Possiamo dire fare. quindi che nel nostro Ecco. sicuramente ci impegniamo con passione e tanto lavoro fatto professionalmente, però purtroppo la parte climatica non possiamo Certo. controllarla come vorremmo. Però Darò nel il mio nostro piccolo contributo facendo la cerchiamo. danza della pioggia tutti i giorni, ve lo No, ma tutti i Esatto. giorni non va bene, tra Tutte le l'altro. ore. E no, e no. Diciamo che un po' di pioggia non fa male, No, il problema sono ok. le grandinate, che E allora farò la danza magari. della Della grandine. neve anche. O della Non neve. fare, non fare, No, non la faccio, è vero, assolutamente. Ecco. capirai. Ragazzi, visto che siamo Visto. coetanei, ma i giovani come si stanno avvicinando a questo settore? Sono interessati, non sono interessati? Qual è la situazione? Esatto. Allora, diciamo che il settore agricolo, come sappiamo benissimo, è il settore primario, quindi il settore portante dell'economia, senza il quale non si potrebbe far altro. Però al tempo stesso bisogna riconoscere che richiede una grande quantità di impegno, di sacrificio, di dedizione e determinazione, che ahimè, devo affermare, molto spesso manca nei giovanissimi. Tuttavia, nelle piccole realtà cittadine, anche come la nostra, abbiamo avuto l'occasione, io e mio fratello, di conoscere anche giovanissimi che pian piano si stanno appassionando e avvicinando a questo settore, magari grazie anche alla L'olio presenza piace pure Alberto di Angela, Radio vedi? Libertà. Che salutiamo! Non ho capito, scusami.
Che l'olio piace anche Alberto Angela, abbiamo visto la vostra pagina Instagram, sì. E abbiamo voluto, ecco lo scatto. Sì, sì. Vai Americo! Abbiamo avuto la possibilità. Sì. Vai Americo, vai. Ah, volevo chiedervi, sotto il punto di vista della ecosostenibilità, come appunto siete orientati e insomma quali sono le vostre politiche in merito? Allora, cerchiamo ovviamente di danneggiare il meno possibile l'ambiente, proprio perché sappiamo quanto sia importante conservare l'integrità del nostro pianeta, per conservare e per sottolineare l'importanza della nostra terra, senza la quale appunto non ci sarebbero i prodotti di qualità che noi ci proponiamo di distribuire e di far arrivare sulle tavole dei nostri consumatori. Quindi nel nostro piccolo cerchiamo comunque di evitare prodotti aggressivi anche nella lavorazione stessa del prodotto e dell'ulivo. Quindi speriamo di riuscirci, speriamo di lanciare in questo modo anche un messaggio a tutti appunto i giovani e a tutti coloro che ci seguono, sperando che loro possano fare la stessa cosa e seguire il nostro esempio. Allora, noi abbiamo aperto un dibattito con Tommaso qualche giorno fa sul colore dell'olio, perché anch'io sono figlia d'arte, diciamo così. Fa tutto allora, lei. Ho detto a Tommaso, guarda Tommaso, il colore non indica la qualità, nel senso che... Assolutamente. Ecco, allora, cerchiamo di capire il colore dell'olio, se è un indicatore di qualità o meno. Non lo è da quello che... Anche per spiegarlo al sottoscritto, vedeva un olio verde, uno giallo, era quello giallo, magari è più buono, in realtà? Allora, dobbiamo dire che il colore dell'olio extravergine d'oliva può variare dal verde al giallo con sfumature intermedie, con numerose sfumature intermedie. Purtroppo spesso si pensa che un olio di qualità debba essere necessariamente verde, ma ciò non è assolutamente vero, ecco, perché ciò significa semplicemente che l'olio è stato ricavato da un'oliva raccolta quando la fase di maturazione era inferiore, pertanto è maggiore la presenza di clorofilla. Se invece vediamo un olio più tendente al giallastro, significa che è stato raccolto da un'oliva più matura e quindi aveva una maggiore concentrazione di carotene. Bisogna però prestare attenzione a una cosa: il colore dell'olio deve essere sempre uno e ben definito, okay. E non deve essere mai trasparente e incolore, altrimenti quello sì che potrebbe essere indice di poca qualità. Ma è importante invece, Maria, scusa se ti interrompo, il colore della bottiglia che contiene l'olio, giusto? Certo. Eccola. Infatti, qua, bellissima. Si consiglia di conservare l'olio in un recipiente scuro e di conseguenza di conservare il recipiente al tempo stesso in un luogo fresco, asciutto e buio, lontano dalle fonti di calore, perché tutto ciò potrebbe rovinare l'integrità del Tommaso sta prendendo stesso. Appunti, recipiente, mi raccomando, buio. Ecco, sta prendendo appunti. Chiara, ecco, ma appunto, infatti noi cerchiamo di comunicare e di ripetere spesso, di dare questi consigli ai nostri consumatori, perché nel caso loro riuscissero a seguire bene tutto, riuscirebbero a conservare l'olio anche per circa 18 mesi. Quindi, vai Americo, con l'ultima domanda. Sono state chiarissime le tue indicazioni, ma a questo punto mi viene naturale chiederti come fare per riconoscere un olio di qualità. I fattori, diciamo, per un principiante la cosa che può fare, diciamo, possono fare chiunque, è prendere un olio, assaggiarlo, metterlo sotto al palato e cercare di sentire, perlomeno se non si sentono difetti o tipo puzze di muffa, odori strani, e cercare di gustarlo sotto il palato e vedere che
appunto non ha un sapore strano. Oppure comprare l'oleoflorio e essere tranquilli. Esatto, sì. Bene, noi veramente vi ringraziamo di cuore, perché oltre ad averci spiegato questo settore l'avete fatto con gentilezza e col sorriso, che nell'epoca storica odierna è veramente un privilegio e un pregio. Grazie mille Maria Florio e Michele. Il privilegio è stato il nostro. Grazie mille a voi. Grazie davvero. E insomma, a me è venuta una certa voglia di una bella bruschettina con un po' di olio, però me la sparo durante la pubblicità, perché poi parleremo di altro tra poco. Tra poco.